Turno infrasettimanale per la terza giornata del campionato di Serie D. Girone B si sfidano a Villa Dalmel, Villa Valle e la Varesina di Marco Spilli. Partono fortissimo i padroni di casa. La magia di Perotti che entra in area di rigore destro. Ci vuole la grande parata con la gamba di Basti per dire di no. La risposta della Varesina è affidata al mancino di Orellana che ci prova direttamente da calcio d'angolo. Riesce a intervenire Maglieri. Poi però attenzione ancora al Villa Valle che in avvio è ottimo nelle trame offensive. Ferrario chiude questa bella triangolazione colpendo il palo, ma qui si alza il giro del motore della Varesina che ci prova con Roberto Grieco. Conclusione forte, Maglieri deve superarsi per deviare in calcio d'angolo dal corner. Guardate la parabola di Luca Guidetti, perfetta. Il pallone però coglie incredibilmente l'interno del palo. L'azione prosegue e ancora il numero 8 una grande chance con una palla vagante dentro l'area di rigore che però non riesce ad inquadrare la porta. Spingi, spingi, alla fine passa la Varesina, Gaspari va via a sinistra, mette dentro, clamoroso autogol da parte di Nicolas Martini che infila la sua porta cercando di contenere il cross di Gasparri, ma pochi minuti dopo il Villa Valle pareggia. Contatto molto molto dubbio tra Ciuffo e Ica, per l'arbitro è calcio di rigore, le immagini ci sono, giudicate voi. Dal dischetto ci pensa Bomber Ferrario, indovina l'angolo Basti, ma non è sufficiente per fermare l'attaccante ex Varese. 1-1. La Varesina però gioca meglio nella seconda parte del primo tempo e va vicina ancora il gol con questo destro al volo di Orellana col pallone che lambisce il palo alla destra della porta di Maglieri. Con le immagini passiamo alla ripresa. 2 minuti soltanto. Ciuffo mette dentro. Orellana controlla in un fazzoletto. Spara col mancino. È un grande gol del numero 10. È un grande gol della Varesina. 2-1 per le Fenici. Ma attenzione perché qui la Varesina esce dal campo. Blackout totale per la squadra di Spilli che rischia di subire subito il pareggio col colpo di testa di Ferrario, la risposta di Basti, ma guardate, azione fotocopia qualche istante dopo con la corsa sulla sinistra di Meloni, pallone dentro l'area di rigore, si inserisce Paris questa volta dalle retrovie, Michele Paris, colpo di testa, pallone in rete, battuto Basti, ha pareggiato il Villa Valle, saranno 10 minuti da incubo per la Varesina che ancora a sinistra soffre, riesce ad andare via, ancora Meloni, palla dentro l'area di rigore. Pasticcio di Polenghi, Ica calcia, Basti fa il miracolo, ma non basta perché come un falco ancora Ferrario sotto porta per la sua doppietta personale. Il Villa Valle è in vantaggio. 5 minuti ancora, rilancio di Maglieri, indecisione tra Robbiati e Unconi. Guardate cosa fa Ferrario, una magia assoluta dell'attaccante classe 1986. Si porta a casa il pallone con una tripletta fenomenale l'attaccante del Villa Valle. 4-2, la Varesina si vede soltanto con questo calcio di punizione di Grieco col pallone che colpisce l'esterno della rete. Molto più pericolosa la punizione di Siani che colpisce il palo. Finisce 4-2 per il Villa Valle.